che un capo po lavoro a viva la ma buonasera a tutti, bentornati al consueto appuntamento con le ricette, vi aspettando il TG e non solo. Stasera ci vogliamo proprio bene, vogliamo coccolarci con i coccoli, perché da tanto tempo non li facevamo, è tempo di coccoli anche perché aprendo le finestre non sentiamo odore di fritto. Entra la primavera e esce il profumo dei coccoli fra le valli e i monti d'Or. Maria Campagna da Allegri ci farà i coccoli, vieni qua. Ciao, buonasera. Ciao Maria, come va? Benino. Grazie, sì sì. Allora, i coccoli sono su mia richiesta, sì, perché in effetti a forza di sentire coccoli di qui, coccoli di là, volevo farvi capire che fare il coccolo è un'arte, non è, bisogna conoscerli e quindi saper anche distinguere il coccolo buono da quello cattivo. Sembra un giro di parole, un gran ginepraio, però vi dico la verità, spesso sono duri come le pigne, unti, bisunti, quindi un mattone che arriva direttamente sullo stomaco, sì. E sono comunque invitanti perché hanno questo profumo invitante, però non ci fanno bene. Allora proviamo a farli a casa nel modo giusto, così saprete distinguere i coccoli buoni da quelli meno buoni. E poi stasera parleremo di un film che sta per uscire, l'anteprima è proprio a breve e quindi ci farà piacere avere qua non solo il regista ma anche un giovanissimo protagonista, il fratello di Alessandro Paci. Il film è Una vita da sogno, è divertente, allegro, e poi vi faremo vedere anche in anteprima i primi trailers. E poi parleremo anche di ragazzi che hanno bisogno di essere sostenuti, sostenuti in ogni senso, sia dalle mamme o dalle fidanzate quando sono un po' più grandi, per gli esami, per tutto questo periodo che devono affrontare, che porta poi alla conclusione dell'anno cosiddetto scolastico, e supportati soprattutto da alimentazione giusta. Ne parleremo con il nostro nutrizionista omeopata, il dottor Bertini. Abbiamo anche una sorpresa, la pasta fatta in casa. Per la serie Questi giovani sanno far tutto, gli faremo fare al giovane attore la pasta. Maria, certo, dimmi. Che dici? Che si fanno questi coccoli detto alla Toscana? Certo. Come? Allora, oddio, mi sono persa, aiuto! Io avevo portato le uova e non no. C'è un furto da aspettare il TG, vogliono impedire i coccoli. Allora, vai di sotto. Sì, vado a prendere due minuti le allora, tue cose. Allora, sapete che cosa faccio io? Chiamo subito il regista di Una vita da sogno, Domenico Costanzo, eccolo qua. È simpatico da morire, ma bisogna grazie, stare grazie, attenti. Applauso bellissimo e verissimo soprattutto. Assolutamente meritatissimo, certo, è tuttissimo. Complimenti per il tuo vestito, stai veramente benissimo. Benissimo, è bravissima, presenti io... benissimo, sei veramente brava. Grazie, grazie. Ti posso chiamare Carla Conta? Non ho l'abbronzatura, sì, scusa. Però sei veramente brava come i miei. Quanto sei carino. Grazie. Immagino che il tuo film sia bellissimo, simpaticissimo. Io ti ringrazio veramente, sinceramente. Tutti quelli che l'hanno visto hanno gridato al miracolo e che ancora non l'ha visto nessuno. E infatti è proprio questo il miracolo. Vedete, noi stiamo facendo questa pantomima. Mm. Nel frattempo stanno apparendo le prime immagini. Perché quando ci sono ospitati in TV per promuovere un film, tutti fanno issimo, tutta una serie di birignao, è vero? No, ma è bello davvero sto film, eh? Eh sì, sì, è vero che è bello, è bellissimo. È bello, anche perché ed film... è vero che presenta benissimo. È vero che, però guardi, ti devo dire... Dai, parliamo del film. Il film, quando lo vedi, ti rilassa, ti fa star bene. Fa sognare? Tira fuori la tua gioia di vivere, la tua gioia di amare il mondo, e ti tira fuori i messaggi, i ricordi dell'infanzia. Ci sono tante cose belle dentro, ma soprattutto io inauguro un nuovo genere. Ecco, mi fa piacere, perché ho sentito di parlare di arti marziali. Maria, che fai? Maria sta scartocciando tutto, questi stanno applaudendo a te. Bene. Allora raccontami un attimo, questo nuovo filone che si inaugura con te si chiama il... Maccheroni Kung Fu. Dopo gli spaghetti western di Sergio Leone arrivano i maccheroni Kung Fu di Domenico Costanzo. Senti, già è un titolo spaventoso, ma perché questi maccheroni abbinati al Kung Fu? Che è un'arte marziale, no? Sì,
perché gli spaghetti western diciamo, Sergio Leone ha reinventato un genere cinematografico, che è quello western all'italiana, sì, e ha creato spaghetti western. Io ho reinventato un genere del kung fu abbinato alla commedia all'italiana, e quindi l'ho chiamato maccheroni kung fu. Ma dentro questi maccheroni kung fu c'è tutto, c'è l'amore, c'è l'amicizia, ma io devo guardare lì, perché così sono più bruttino, te lo dico subito. Tu, così devo guardare qua, vero? Ma ecco, scusa, ma non sei un regista famoso, lo vogliono in America, vai in America, ha girato un sacco di fiction, ha fatto di tutto. Sì, lo so, ma tu lo sai che quando ti guardo è come c'ho la sindrome di Stendhal, sì. Allora resto bloccato, capito? Proprio... Ecco, ok. Dovete vedere questo film, perché dentro c'è l'amore. C'è dentro umanità, solidarietà, perché c'è un'amicizia tra due persone di due etnie diverse, che comunque si vogliono bene, e uno di questi rischia la vita per l'altro amico. Ma guarda, c'è l'amicizia. Credevo fosse un film da ridere. Fa anche molto ridere. Meno male. C'è anche Ceccherini, che fa la proiezione dell'immaginario del protagonista, di Pasci. E poi c'è il nostro Pasci, che vedete fa questi salti incredibili, tant'è vero che domani... lui è Ceccherini e fa i salti incredibili. Ah sì, ma Pasci, Pasci non fa neanche un saltino. Prende cazzotti sul viso, guardate adesso, veramente? Guardate questa cosa, vedi, leggi, ce la fai anche, no, io assolutamente anche se senza occhiali? No, eccoli, guardate. Tum, bon, tu, guarda qui. Quindi pensiamo che questo sarà il capostipite di una serie che ha inaugurato, e quindi... Sì, sì, ormai vedrete solamente maccheroni kung fu un po' al cinema. Va bene, quindi spaghetti kung fu, maccheroni kung fu. Comunque noi ci rientriamo sempre con Aspettando il TG, ti sembra? Certo, io voglio venire sempre in questa trasmissione. Va bene, Aspettando allora... il TG, ma aspettando anche qualcosa da mangiare, perché è tardi e ho un po' fame. Esattamente. E qui ancora vedo i tante robe... I coccoli ti piacciono? Sì, mi piacciono anche le coccole. Allora, coccoliamoci, va bene, Maria? Sì. Vieni qua, hai trovato la farina, la ricerca della farina perduta che abbiamo ritrovato, meno male. Beh, certo. E quindi con questo assistente regista, certo, potrai essere coordinata al meglio per il coccolo. Certo, okay, posso telefonare a mia madre in diretta, perché lei mi dice come cucinare il coccolo. Va bene, possiamo anche fare questa telefonata in diretta, anche perché ricordiamo, dov'è tua madre? Mia madre è a casa, però parla in calabrese, ci vorrebbero i sottotitoli. Ah vabbè, ma noi mangiamo l'anduia, facciamo peperoncini, certo, piccanti, quindi abbiamo dei minimi, delle cose in comune, insomma. Lei è proprio una tecnica della coccola, vedo già come, brava, fagli vedere, prima spiega un attimino, allora, come diciamo... nasce il coccolo, le origini greche, allora, perché coccolo tutti sanno che nasce ad Atene. Ma veramente no. Dove nasce? Questo, il coccolo è toscano, anche se in tutta Italia viene chiamato anche in altri modi. Ma allora, la pasta fritta è un po' d'uso in tutta Italia. Ma perché a scuola mi diceva coccolo, coccularum? No, è coccolus. Ah, coccolus. Coccolus. Ho capito. No, dovrebbe essere coccolum. Coccolum. In realtà, io non ho studiato la latina. Vabbè, ora sentite, lasciamo perdere questa cosa così. Allora, un po' forse il nostro dottore ci saprà dire l'origine. Allora, come funziona? Spiega un attimo. Mi vuoi aiutare? Certo. Grembiule, scusami tanto. Giule, vedete, mi adatto a tutto, perché se il film non funziona io farò il cuoco. Allora, ma se hai appena fatto girato una fiction bellissima che ha avuto Puglia, un successo, sì, in Puglia, sì, l'hai fatta in quattro balletti. Benvenuti al centro, l'ho girata con il grande attore Manuel De Nicolo. Ecco. Che domani viene, lo potete vedere. Scusa, non è che ti tocco perché stavo cercando il microfono. Peccato, speravo invece che mi toccassi, perché un po' ti piacevo. Ora, a parte gli scherzi, quest'uomo è allegro da morire, però è un regista molto molto serio, sì. E quindi mi diverte anche l'idea di capire come, per esempio, una trasmissione come la nostra televisiva potrebbe diventare un qualcosa nel cinema. Che cosa dovrebbe cambiare, per esempio? Poi passiamo ai coccoli. Dovrebbe cambiare, no, assolutamente, tu lo sai, io d'ora in poi tutti i film che faccio, se tu non fai la protagonista io mi offendo. Vabbè, e qual è il prossimo? E il prossimo si intitola Aspettando il TG2 La Vendetta. E se te invece non sei, tutti i film ti voglio al catering. Oh, va bene, mi è costato, cos'è? Mi è costato qualcosa. Senti, ma non è che nasce una liaison, perché vi vedo molto in tinta, sì, rosso e nero, ma, coccolo, qui c'è una fusione. Voi non vedete, ma mi strizza l'occhio in continuazione. No, sì, ora se trovo. O è l'effetto della cipolla o gli garbo. Sentite, mentre loro hanno tutti questi effetti speciali, io vorrei mandare una bella immagine che darà diritto, rispondendo al quesito, che cos'è?
vedrai, sì. Noi daremo la cena che avevamo offerto ieri, che era presso il ristorante L'Antica Porta di Levante di Christian Giorni. E poi avremo anche due biglietti omaggio al cinema Odeon, credo, per la prima di questo Una vita da sogno, praticamente una vita che ognuno di noi si augurerebbe di poter vivere. Certo, va bene? Quindi due biglietti, al cinema accanto a Massimo Ceccherini potete stare. Quindi oddio, non ma è sai poco, che ci sta guardando, ci guarda sicuramente. Ma Ceccherini è un grande, è un attore, te lo giuro, fantastico. È l'unico attore che non gli dicevo niente, cioè, fai quello che ti pare, quella è la, fai che tu vuoi, la tecnica Strasberg. Ah, capito? Avete capito, e lui faceva cosa voleva, ma lo faceva meglio di come io l'avevo pensato. Perché questo si vede che hai dei limiti, ma i limiti tuoi si io vedono. Io non ho limiti, io sono illimitato. Io lievito, adesso vuoi lievito, guarda. No, non alzo. Importa, sì, va bene, sei molto estensibile, però adesso noi dobbiamo far lievitare i coccoli. Okay. Perché stasera è la serata del coccolo. Bene. Allora, prima di tutto, Maria, gli ingredienti necessari. Un po' più avanti, sì, perché sennò la regia mi uccide, okay. E non è lui. Certo, non sono io. Allora, per l'impasto occorre. Domenico, reggi. Io reggo il latte. Bene. Latte, lievito. Sono bravo come pace. Lievito di birra, farina, sì. Sale. E olio extravergine di oliva. Perfetto, questo è l'impasto. Io qua. Perfetto. Beh. Allora, nel frattempo. Il latte va messo un goccio nel lievito. Sì. E te. Un goccio nel lievito. Me lo. Sciogli. Sì. Lo sciolgo? Sì. Come faccio? Col cucchiaio, va? Così? Sì, devi cercare. Bravo. di ecco, guarda. Aspetta. Io spero che tua madre non ti guardi. Può venire un attimo la mamma a spiegarmi come si fa? No, guarda, hai detto che tu hai una tecnica per pranzare. Sì, che è quella. Mamma, è pronto? Ecco, avete capito, questa è la tecnica. Allora, dicevamo un attimo, il lievito di birra sono quei piccoli tasselli, potremmo dire, di lievito che. Sì. Devono essere conservati in frigorifero e che servono proprio per poter far lievitare. La differenza, scusami, fra il lievito di birra e il lievito, per esempio, quello di in bustine. Di whisky? No, aspetta, il lievito di whisky no. C'è... Ho detto il lievito di whisky. Ma che lievito di birra? Che no, avete capito che l'ho capita dopo 5 minuti. Per questo è il mio problema. È un problema proprio. Allora, il lievito, scusami, di birra che noi stiamo usando. Ok. Perché lo usiamo e non mettiamo invece quelle bustine? Allora, il lievito di birra naturalmente è un prodotto naturale, è del tutto naturale. E quindi praticamente per i nostri impasti, quindi per i nostri pani o impasti come questo, in questo caso è più necessario, anche perché la lievitazione è naturale, non è molto accentuata come potrebbe essere quella dei lieviti chimici, insomma. Allora, quanta farina va messa? Allora, io qui ne ho fatto un pochino per far vedere come si fa. Comunque la ricetta sarebbe un chilo di farina, 850 di latte, 115 grammi di lievito e un po' di sale e due cucchiai di olio. Vai, okay? Meno male. Allora, nel frattempo noi mettiamo, anzi, prima di mettere il lievito, aggiungiamo sempre nel nostro impasto un pochino di sale in modo che si sciolga qui e non nella farina. Ora, okay? Il coccolo è un classico, quello salato, ma veniva fatto anticamente con quello che avanzava del pane. Ecco perché in Toscana abbiamo coccoli, abbiamo schiacciate, abbiamo anche invece della Toscana nel centro-sud quelle specie di scrippiette, come si chiama, scrippielle, tu lo sai, scrippielle, sono quella specie di schiacciate piccoline che vengono fritte usando la pasta avanzata del pane. Sì. Era uso proprio nelle campagne, quando si faceva il pane, lasciare un qualche cosa per poi friggerlo, per pura goduria, diretta a me. Ecco. Da noi, ad esempio, la parte rimasta dell'impasto del pane veniva comunque fritto, nel centro veniva adagiato un'alice, un'acciuga, un peperone rosso, ecco, oppure del baccalà quando eravamo sotto le feste di Natale. Perché la tua famiglia è originaria. Sì, mio padre che era calabrese. Avete anche radici. Anche lei, mamma, è calabrese. L'ha mai adagiata questa acciuga tua mamma nel pane? Chi lo sa? Nell'impasto del pane e poi fritto. È l'unica cosa che non gli ho mai visto fare.
Ecco, adagiare un'acciuga. Va bene. Allora, procediamo. Voglio sapere anche un'altra cosa. La differenza fra, per esempio, il coccolo salato e il coccolo invece dolce. C'è soltanto nell'accompagnamento finale, cioè qui hai messo prosciutto e stracchino e il sale che hai messo è talmente lieve da lasciare un impasto più o meno... Sì. Allora, per quanto riguarda la ricetta toscana, l'impasto è il solito. Ecco. Solamente in alcune ricette, però, di altri cuochi che io ho conosciuto, oltre al le due puntatine di sale che ho messo, ci mettono anche una puntarella di zucchero. Però, naturalmente, noi facendolo solamente salato, non mi sono azzardata. Però, per qualcuno, ad esempio, lo zucchero va bene lo stesso, ma molto meno del sale, naturalmente. Allora, mentre il nostro Domenico ti aiuterà a girare questa Domenico, sorta di pastellona che poi credo debba riposare o no? Deve riposare per almeno 10 minuti, ci abbiamo una camerina dal letto di là, si mette lì, riposa un pochino, secondo me un via. Ma guarda che sul set, quando siete tutti stanchi, certo che viene il coccolo, dopo l'assaggerai. Io direi, prima di, appunto, mentre continuiamo ad assorbire, a far assorbire la farina e aggiungere il latte, perché vedete... Qui abbiamo dato delle indicazioni che poi mutano, perché questa pasta non si poi sa... Poi si lieviterà almeno il doppio del... Ci diventa una roba mostruosa, avete capito? Ora aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, circa 2 cucchiai al nostro impasto. Ti interessa? Continuiamo a girare. Cosa? Questa cosa? Mi interessa, sì, come fenomeno... No, è molto divertente, fa capire... Cosa... questo è uno dei piatti toscani... più classici. Quanti di voi hanno assaggiato i coccoli con il prosciutto e lo stracchino? Adesso sta quasi sostituendo nelle pizzerie la pizza, perché comunque è piacevolissimo, è caldo, viene comprato in tutti i forni, dappertutto, e perché non farcelo in casa? Ora però ne vogliamo sapere un pochino di più del lievito di birra, sul lievito di birra, sul fritto, sulla pasta lievitata, sul pane, grazie al nostro nutrizionista omeopata, il dottor Luca Bertini, che vediamo se ci si mangia i coccolini. Bravo! Luca, bravo! Bravo! Grazie! Bravo. Te dai fiducia, solamente a vedere tu si sente meglio. Dice anche la mia mamma. All'aria proprio... Posso chiedergli una cosa? Certo! Come si chiamano in calabrese i coccoli? Io lo so! Questa è un'interrogazione? Io lo so, perché li faceva sempre la mia nonna e la mia mamma. Ma veramente? Ma prima hai detto di no. No, ora me lo sono ricordato, ho avuto una l'avevo rimosso, come tutti i traumi. No, era così tremendi, sì. Ti rimanevano si più. Si chiamavano gli zippuli. I zippuli. In calabrese. È vero, comunque le zeppole in napoletano. I zippuli. In calabrese. Vedi che ti sei riaperto stasera. Non ho avuto bisogno di analisi. Ma che ipnosi. Gli è bastata una puntata. Basta. Settando il TG. Ora, tutto quello che è scherzo, però quando ci sono i dottori si può scherzare fino a un certo punto. Certo. Allora, Luca, abbiamo parlato di lievito di birra. Sì. Lievito di birra. Molti credono, per esempio prendendolo anche in tavolette, che faccia venire capelli più belli, eccetera, eccetera. Ma ha qualche cosa a che fare con questo che noi abbiamo messo qui? Intanto tu continua, sì, Maria. Sì, in realtà ha proprio a che fare, è lo stesso. Ah. Ci sono delle tecniche, si usa, si prende anche con un pochino di miele, perché il sapore preso così non è il massimo, si addolcisce col miele. Il miele ha contenuti di fruttosio e di lievito, reagiscono perché i lieviti mangiano lo zucchero, nello specifico, ecco perché prima diceva spesso molti aggiungono zucchero nell'impasto, perché proprio il lievito reagendo con lo zucchero crea la trasformazione. Lo fa anche senza zucchero, perché fino a qualche centinaio di anni fa lo facevano lo stesso, non essendoci questo ingrediente, ma lievitava meno. Questo è stato un trucco, è stato aggiunto dello zucchero, la reazione è più importante. Ecco. Fa bene i capelli? Beh, diciamo di sì, perché contiene vitamine del gruppo B, il capello giova tantissimo delle vitamine del gruppo B. Favorisce, se una persona ha già una buona flora batterica intestinale, la crescita della buona flora batterica intestinale. Quindi tanto
quindi si dovrebbe stare meglio. Si sta meglio, ecco. Però attenzione, perché se non si ha una buona flora batterica intestinale, si ha quella che si crea l'opposto. Quindi è un amplificatore di bene, di bene, e amplificatore di male. Cioè, attenzione, allora, non allora, è un giochino. Volevo arrivare a questo, perché molti ci hanno scritto proprio sugli errori che si possono fare proprio abbinando il lievito di birra a una dieta, per esempio, per coloro che hanno problemi intestinali, tipo allergia al glutine, no? O intolleranza, esatto. Anzi, non l'allergia, intolleranza al glutine. Allora, la vitamina B, e in questo caso sotto forma di lievito di birra, ci crea un sacco di scompensi se siamo già scompensati, se stiamo bene ci fa meglio. Beh, mi sembra di capire, no? Grosso modo sì, cioè è come tutte le cose che vanno a interagire con la nostra salute, con il nostro fisico, e vanno fatte con una strategia. E ahimè, spesso sì, c'è il passaparola dell'amica che è stata meglio e fa: allora voglio stare meglio anch'io, e se lo prende anche lei. Ma questo non è sempre vero, quindi c'è sempre il consiglio di, per queste cose, anche un buon erborista, andare a chiedere se è il caso. Anche perché il lievito prima era l'unica fonte di fermenti, per così dire, insieme allo yogurt, per andare a ripopolare l'intestino. Ora, con gli studi, ci sono ceppi specifici per ogni tratto dell'intestino, atti a, proprio come dicevi giustamente te, a curare quelle che sono le intolleranze al glutine. Ci sono ceppi addirittura proprio super mirati. Però ecco, diciamo che per questo nostro scopo, insomma, diciamo, nobile, va benissimo. Per lo spirito poi non se ne parla. Altra cosa, poi parleremo anche di fritti. Il pane. Ora tempo di panini, pane e pomodoro, pizze, no, ma insomma facciamo, dimmi, panzanella, poi? Panzanella, fettunta, bravo! Vedi, ho studiato. Poi c'è una domanda sul lievito di birra, sono una curiosità sempre a butto. Ah sì, insomma, tempo di pane. Che tipo di pane all'intestino fa bene? Quale si digerisce meglio? Il pane caldo, che è diventato una moda, dovunque c'è pane caldo, fa bene o no? Mi sa che c'è la pubblicità, quindi puoi pensare, va bene? Pubblicità. lo so. Sogno stasera, in onore del film Una vita da sogno. Qui abbiamo Domenico Costanzo, regista. Vedete, ecco qui alcune immagini, penso le vedremo fra breve, del film. Certo. Questo era, come potremmo dire, l'incipit, il fermo immagine. Con Ceccherini sullo sfondo. Con Ceccherini sullo sfondo, che fa lì Ceccherini? Lì sta facendo una mossa di arti marziali. Ecco. Veramente, dopo ce ne farai qualcuna. Poi abbiamo la nostra Maria Campagna, che ci dedica la ricetta dei coccoli, quelli fatti in casa, quelli che devono, insomma, essere protagonisti delle nostre merende allegre con amici. Abbiamo il dottor Luca Bertini, omeopata nutrizionista, che ci ha già detto come il lievito di birra sotto forma di dadi, quelli classici che compiamo, di panettini piccoli, sia prezioso per chi, a livello intestinale, per chi sta bene con la flora batterica, mentre invece quelli che hanno alcune disfunzioni o tendono a gonfiarsi, se prendono il lievito di birra diventano ancora più gonfi. Allora, mentre la Maria ci ripete brevissimamente la ricetta che finora abbiamo fatto. Allora, abbiamo preparato l'impasto per il nostro coccolo, che è fatto da farina. Quanta? La ricetta è di un chilo di farina, 850 di latte, del sale sciolto insieme a 15 grammi di 15 grammi di lievito con un pochino di latte, lievito di birra messo a sciogliere insieme al latte e il sale, e poi abbiamo messo la farina, abbiamo aggiunto il nostro latte e all'ultimo il nostro lievito con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Va girato, va lavorato per un bel po', poi va messo a lievitare. Bene, deve lievitare con un bel panno caldo sopra. Sì, perfetto. E come vedete lì, avendo già lievitato, è diventato mostruosamente più grande. Sì. Può essere scoperto e non succede nulla. Okay. Anche perché lo sta guardando. No, lo sto guardando perché voi non ci credete, ma sta veramente lievitando a vista d'occhio. È una cosa pazzesca. Secondo me sta lievitando il desiderio del coccolo che tu stai perfezionando nella tua mente. Io volevo fare una domanda al nostro dottore. Sul lievito, poi passiamo alle farine. Mentre la Maria, dicevo prima, mi sono interrotta, sì. Penserà
alle erbe. Sì, volevo preparare il solito stracchino che di solito accompagna il nostro coccolo sulle nostre tavole. Stasera lo voglio arricchire con delle erbette primaverili. Abbiamo la melissa, la menta, l'erba cipollina e il timo. Sono tutte erbette che la melissa è calmante, perfetto. L'erba cipollina rinfrescante, la menta, calmante, ma tutto calmante. Il timo ricalmante. Calmiamoci. Allora, passiamo alla domanda mentre lei taglia queste erbe. No, più che una domanda, questo è una curiosità. Penso sia anche un consiglio. Sì. Allora, e penso che questo lo avvalerà anche il dottore Luca, qui. Luca. Ecco, allora voi sicuramente quasi tutti avranno in casa una sauna. Voi no? Tutti. Sì. Io allora, faccio la sauna, sì. Quindi dovete stare attenti, non mangiate a digiuno, non ingoiate mezzo chilo di lievito di birra, poi non prendete la farina e poi non chiudetevi nella sauna, perché sennò cosa potrebbe accadere? Ti lieviti, ecco, avete capito? Questo è un consiglio voluto dare, perché è bene la televisione sia anche un momento di riflessione. Come si dice, questo non lo fate mai, non chiudetevi nella sauna dopo aver mangiato un chilo di lievito. Va bene, questo diciamo il dottore dice. Oddio, è dura, ma in serie è dura. Qui cerco di mandare un applauso, e meno male che non c'è neanche il vino stasera, non abbiamo neanche un bicchierino di vino, pensate. Allora, tornando però invece al lievito di birra, abbiamo detto tutte queste cose interessanti, pane, e invece passiamo alle farine. Scusi regista, mi passa le farine? E quali sono? La farina è quella, è nel sacco. La farina è nel sacco, sì. Ecco qua, farina. Dicevamo, pane che ora d'estate e primavera mangiamo in abbondanza, ma che pane caldo fa bene? La farina quale? Notizie su pane. Allora, pane caldo, pane freddo, pane buono, non è che c'è questa enorme differenza a livello di salute. Diciamo il pane caldo è sicuramente più buono. Ti ricordi, poi abbiamo sempre parlato del concetto che l'odore, il profumo già predispone la digestione, quindi il nostro cervello, sentendo già il profumo del pane, già prepara le amilasi, gli enzimi per digerirlo. Quindi pane caldo va benissimo. Pane surgelato e scaldato, come viene venduto, perde molto delle sue qualità organolettiche. Ora ci sarebbe da parlare molto, voglio fare proprio una cosa breve dire. Se molti vanno, adesso andate al supermercato nella zona farina, troverete un sacco di farine per ogni esigenza. Farina per pane, farina per dolci, farina per pizza, farina per schiacciata, farina aromatizzate. Farina per coccoli? Farina, no, questa ancora non l'ho trovata. Qui con la nostra grande chef sono sicuro ha usato la farina, quella come si dice, a modino. Sì, queste farine sono tutte selezioni di farine con più glutine, meno glutine, antiaggregante, antiaddensante, aromatizzate. E ahimè ormai ci sono alcuni tipi di pane che non sono più il pane di una volta, che era un nutrimento. Ecco. Era un nutrimento dove c'era la fibra, c'era il carboidrato e quel po' di glutine che è la proteina come nutriente. Ora sono ricchi di glutini proprio perché facilita l'industrializzazione del pane ed è questo eccesso che il nostro organismo assolutamente non riescono a digerire. Vengono fuori quelle che sono le pseudoceliachie. Ora ecco, no, è venuto fuori celiaci tutti. La celiachia è una patologia abbastanza importante, grave, genetica, bisogna fare la biopsia o se no c'è anche il test genetico del DNA con la saliva per chi vuole avere la certezza al 100%. Quindi altre invece sintomi non sono dovuti a cattive qualità di farina, spesso basta sospendere, fate una prova, se state male sospendete per una settimana, non di più, l'uso di qualsiasi tipo di farina di grano e vedete se state meglio. A quel punto potrete parlare col vostro medico, nutrizionista, quali sono le strategie per capire come va. Quindi il problema sta che il pane deve essere buono, deve essere fatto con farina di grano duro e non lavorata eccessivamente, cioè deve venire proprio quel leggero scurino. Ecco perché parliamo di farina di grani antichi. Esatto, no? Bravissima. Come sempre, d'altronde. Sì. Io poi avrei una domanda, eh? Un'altra. Madonna, ragazzi. Ma che sei pirino? Mi dica, regista. C'ho sudori, ragazzi. Volevo sapere, te sai benissimo che adesso al supermercato c'è anche la farina da viaggio.
che quelli tanti compro. Te sconsigli l'acquisto o no? Io consiglio esclusivamente le farine d'accompagnamento. Da sta a casa. La farina solida è affidabile o no? La farina solida, no, assolutamente. Perché la farina si chiama OO? È il livello di raffinazione. Che bravissimo, bravo, questa bravo. Complimenti, sei bravissimo. Ok. No, io lo tengo sempre, che io ho studiato molto, volte lo sai. Ho sì, fatto io lo so, veramente. Un corso perché, di 6 mesi tra l'altro ricordiamo che presto sarai a Los Angeles perché dovrebbe partire questa produzione. La cui sceneggiatura è stata fatta proprio da lui, ha studiato per 2 anni e mezzo tutto il Rinascimento. Pensate un po'. Riscritto tutto in chiave di commedia alla toscana, gli è piaciuto moltissimo al produttore quando mi ha incontrato. Ha bisogno di un nutrizionista no, perché per la troupe, ormai c'ho Maria che la vedo che è bravi in 3 secondi. Ma scusa, ma la scelta del menù e poi con chi lo deve descrivere, insomma c'è bisogno, insomma, senti, a Los Angeles ci vuole un'equipe. Devi andare con parrucchiere, truccatore, medico nutrizionista, presentatrice del menù per la troupe. Se c'è una cuoca, insomma, basta. C'è una cosa che gli è piaciuta molto al produttore americano, questa è una cosa questa vera. È una cosa questa vera, è uno scoop. Scherzi, no? Quando gli ho raccontato la storia del Rinascimento, chiaramente c'è un momento in cui c'è anche Michelangelo. Ha detto Dio. E gli è piaciuto molto quando gli ho detto che l'ho inventata lì per lì. Io per trovare il modo di incuriosirlo, lo metto, come la vedrete la storia del Rinascimento? E te la vedrei in modo sarcastico, un po' alla toscana. E tu infatti la prima parola che dice Michelangelo non è ma marma, ma marmo. E questa cosa gli è piaciuta molto, è una cosa molto fine. Vuole che guardi in camera. In quale camera? Quella. Qui non c'è camera, qui c'è una cucina. Ah, quella, ho capito. Pensate. Perfetto. Che regista. Che... Allora torniamo ai coccoli, perché sennò il primo coccolo non arriverà mai. Allora noi abbiamo fatto 1 chilo di farina, 25 grammi di lievito di birra sciolto in qualche cucchiaio, quanto basta come al solito, di latte. Non so perché in genere viene usata l'acqua. Perché hai messo il latte? Allora è per rendere più delicato il coccolo. A me mi viene molto più un buono. Un coccolino? No, ma la ricetta, ci sono di vari tipi di ricette. Io poi uso questa con il latte, però si può fare anche con l'acqua tranquillamente. Bene. Ecco. Non c'è uovo, no. Abbiamo incorporato il tutto, un pizzico di sale, ma c'è chi anche mette un pizzichino di zucchero, sì. Dopodiché l'abbiamo messa a lievitare 2-3-4 ore. Sì. Una volta diventato così, vedete, pum pum pum, guardate, soffice, ma a cosa è successo? Non va toccata. Ah, non andava toccata? No. Porca si sdegna come si gattini, si sdegna come allora, gattini. Non, il coccolo sdegnato. Ma... ti è rimasto un anello incastrato dentro? No, anzi, sapete che cosa? Chi mangerà l'anello che è rimasto dentro il coccolo mi sposerà. Così. Dobbiamo aspettare la levitatura, è quella la cosa più importante. Va toccato solamente, ora io userò il cucchiaio, ma molto delicatamente va messo. Cioè, senza io ho visto l'odio, ho visto gli occhi. Io lo so, ho capito. L'odio. I coccoli non mi vengono mai bene. Okay. Allora, nel frattempo abbiamo messo dell'olio a scaldare. Sì. Olio però di semi vari. No, arachide. No, io uso l'olio di semi di girasole. Scusate. Ah, girasole. Ognuno ha l'olio di riferimento. Che si merita, diciamo. Che si merita. Quindi, dopo aver sentito il nostro dottore che ci diceva di stare attenti, che sentiamo tutta una serie di gonfiori, pesantezza dopo pranzo, pesantezza dopo la pizza, gonfiori, eccetera, eccetera, provate a eliminare per una settimana tutte le farine di grano e vedere se state meglio. Dopodiché appunto andate in casa dal vostro medico, glielo accennate, glielo comunicate, vi farà fare il test eventualmente per gli anticorpi del glutine, per vedere se siete celiaci, a che e livello. E dopo si sta veramente meglio. Oh no? Sì, molto. Allora, a questo punto i coccoli hanno... da essere sì, fatti. Io intanto volevo dare una mansione a qualcuno. Sì, certo. Diciamo. Allora, il dottore fa questo, e lui fa il prosciutto. Perfetto. Allora, che devo fare? Non lo so. Se mi mescoli insieme a questo battuto di erbette tutto il nostro stracchino, in modo da formare un altro tipo di condimento da accompagnare ai nostri coccoli poi. Okay. Per una, per, cioè, una variante. Quindi è diverso, lo stracchino profumato alla primavera. Perfetto. E invece cosa fai fare al regista? Allora, il regista facciamo fare una cosa. 23 maggio c'è il cinema, UCI, cosa mi fa fare? Di adesso devo sbucciare 23. No. Guarda, prendi quel taglierino là che abbiamo in più. Eccolo, perfetto. Questo è il taglierino. Io reggo la farina, quella che mi farà male se la mangio, va bene. Qui, se riesci, devi tagliare proprio finemente. Allora, io vi voglio ricordare in 23 pezzetti, 23 maggio uscito, una vita da sogno. Benissimo, abbiamo... Votantonio.
Abbiamo un attimo la telefonata, abbiamo la fotografia, ricordiamo che potrete andare in due persone all'antica porta di Levante a Vicchio del Mugello e ricevere anche due posti per il film appunto Una vita da sogno con Alessandro Paci, okay. Ceccherini eccetera eccetera, certo. Va bene? Pronto? 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 Buonasera, il suo nome? Mi chiamo Giulia. Giulia, buonasera. Senta, puoi spengere la televisione, se no c'è il ritorno della mia voce, che già ne ho abbastanza. Ah, grazie, voce. Sì. Allora, mi dica un attimo, è riuscita a individuare quella cosa strana, che cos'è? Ma a me mi sembra una zucca, un fagiolo, un po' strano, non ho idea. A me è sembrato un fagiolo con una zucca, però... Però direi che non va bene, purtroppo. Va bene. Ha una domanda da fare al nostro dottore? Non precisamente. Va bene. No. Va bene. Prossima volta. Ci dovrebbe pensare. Prossima volta. Arrivederci, grazie. Arrivederci al a lei. Grazie. Mi raccomando, Sì, sì, sì. Allora, facciamo partire i coccoli mentre lui sta tagliando la mortadella. Noi facciamo invece qui lo stracchino. Io guardo i coccoli che vengono su. Ricordiamo la ricetta. Abbiamo detto 801 kg di farina 00, sì. Vero? Sì. Il lievito di birra 25 grammi, sciolto in un pochino di latte, ancora latte per amalgamare, un pizzico di sale, una bella lievitazione di 3-4 ore, dell'olio di semi, in questo caso di girasole, ma può essere, spero, anche di arachide, sì, no? A piacere. Ecco, naturalmente l'importante è non portarlo al punto di fumo. Insomma. Anche l'olio di margarina va bene? L'olio di margarina. Non c'entra niente. No, penso che non esista. Fra un po' abemus coccola. Papa. A questo punto io vorrei però anche ricordare questo film. E vorrei far entrare anche il giovane cuoco per la sequenza dopo. Sarà un idolo delle ragazzine a breve, perché dopo questo film usciranno a catena tutte le fiction che ha girato a Roma. È, credo, toscano, vero? Sì, lui è di Firenze. È di Firenze. E si chiama, Niccolò Giolitti. Giolitti Gentili. Gentile Giolitti. Gentili, Niccolò Gentili, eccolo qua. Eccolo qua. Sta aspettando il TG. Grazie di tutto. È piccolo, per cui ha bisogno di coccoli, giustamente. Devono essere buoni, mi piacciono tantissimo. Ti piacciono tanto. Mia madre me li fa sempre. Ora dovresti sentire, sì, con un dito se l'olio è a cottura giusta. No, lui guarda, sarà quello che tirerà su i coccoli, separali l'uno dall'altro. Nel frattempo, certamente, mentre noi continuiamo a farle, Luca. Questo è un ragazzo giovane, gli esami non finiscono mai, mi diceva prima, bisogna tanto studiare. Come bisogna alimentarci in questo periodo? Vai. Diciamo che queste sono le regole che grosso modo sanno tutti, ma non sanno il perché. Cioè quello di fare piccoli pasti leggeri durante tutta la giornata. Tipo? Cioè mangiare ogni 2-3 ore. Usare spessi, fare sempre una buona colazione. Io a tutti i miei pazienti ricordo che la colazione è il momento clou della giornata, quindi una buona colazione usando cibi non zuccherati, evitando lo tipo zucchero. Una brioche non si può mangiare. Io lo sconsiglio e volevo proprio spiegare ai nostri telespettatori come mai. Perché a meno che non si abbia un fisico bestiale come il nostro giovane attore, si tende ad avere quello che è un esagerato picco glicemico seguito da una ipoglicemia. Ora, noi sappiamo che il cervello lavora tutto con gli zuccheri, quindi mentre in una prima fase si può avere quasi un'euforia, una facilità di studio, già dopo un'ora, un'ora e mezza, senza accorgersene, cadiamo in una fase di stanchezza. Erroneamente molti rimangiano zucchero, ma non fanno che amplificare e portare avanti questo problema. Il consiglio è usare cibi che hanno un basso indice glicemico, quindi a colazione prendere delle fette biscottate è triste, ma poi bisogna guardare qual è l'obiettivo e cosa siamo. Insopportabili. Esatto. Pane, del buon pane tostato, quello fatto con le buone farine. Con la marmellata. Con la marmellata fatti senza zucchero, casa. Perché sono già zuccherati, cioè già lo zucchero serve, e lo zucchero della frutta ha un basso indice glicemico, quindi ci permette di non avere quel picco seguito dall'ipo, ed è quella la parte più
pericolosa. Poi ogni 2 o 3 ore mangiare della frutta, mangiare a pranzo. E le barrette, scusami, quelle barrette energetiche? Madonna, ste barrette! Mi ci stressano tutti vogliono queste barrette. E le barrette vanno bene per gli sportivi perché sono energetiche. Se te stai seduto, sì, non lo bruci. Quindi ingrassi, ma non hai più energia cerebrale. No, che ti perché serve, al cervello ci va quella dose e basta. Quindi mangiare roba sana, quella che fa la mamma, quella che ti fa la mamma, pane col pomodoro, la zia, la fidanzata. Te ce l'hai? Prima di andare a letto, per esempio, fa bene mangiare gli zuccheri? Ci sono due motivi per mangiare gli zuccheri la sera, sì, che sono poi riconducibili alla stessa causa. Cioè? Ed è quella che favorisce il sonno, perché favorisce la produzione di serotonina e ormoni e di melatonina, quindi per dormire. Cosa conviene mangiare per dormire? Carboidrati. Cioè una bella lasagna. La pasta. No, la lasagna. Un bel chilo di pasta, mettersi a capo in giù e dormire. Poi... No. No, cosa conviene mangiare per dormire? Allora, qui ci sono quello due che scuole tutti di pensiero. Due scuole di pensiero. Dimmene una. Per dormire un piatto di pasta. Un piatto di pasta, un'insalata e eventualmente un bicchiere di vino rosso. Prima andare a letto. No, alle 8. No. Ah, io no, dico prima di una tisana con un pochino di miele. Di miele. E basta. Okay. Se uno vuol fare una serata e stare, per esempio, deve andare al cinema il 23 maggio a vedere a luce film Una vita da sogno, allora cosa conviene mangiare? Proteine, ecco. Una bella bistecca, perché la bistecca, le proteine stimolano il testosterone, stimolano l'adrenalina e te lo vedi con tanta energia e te lo godi al massimo. Ecco l'esempio. Te cosa mangeresti prima di andare al cinema il 23 maggio a vedere film Una vita da sogno nelle sale UCI in Via del Cavallaccio oppure a Capalle al Vispatè? Cosa mangeresti? Io penso di farmi un bel panino prima di entrare e dopo una cena con tutti voi appena finito il film. E te invece cosa mangeresti il 23 maggio? Cosa mangerei? Sì. No, ma te prepari da mangiare. No, no, io vengo a vedermi e mangio popcorn come si fa al cinema. Cos'è che mangi? Popcorn. No, va bene. Io mangio coccoli. Allora, sentiamo il dottore invece il 23 maggio quando dov'è a Luci? Luci e Vispatè. Cosa mangerebbe lui prima di andare al cinema il 23 maggio? Ah, l'ho detto, una bella bistecca al sangue. Una vita da sogno. Ti senti... Sono molto più adrenalinico, vivace, vispo, così posso partecipare alla scena dopo bello sveglio. Bravissimo. Ma adesso si sentiva la nostra voce mentre c'era i trailers o c'era anche la musica? Perché la musica è molto bella, composta da un autore bravissimo che è nato il 23 maggio, guarda caso, addirittura ed è nato proprio vicino alla sala UCI. Evita di inquadrarmi, per favore. No, ho detto allora, evita di inquadrarmi. Allora, qui abbiamo dei coccoli meravigliosi. Vedete come sono soffici e io li ho testati. Sono 23. Vedete, tieni, scusami, Domenico, mangia un coccolo. Perché sono un coccolo da sogno per una vita da sogno. Se però se il 23. Entro 23 minuti vi dirò se mi piace. Però, siccome i coccoli che ha fatto la Maria sono coccoli gentili, io ho voluto un bel coccolone, va bene? Che non è avere un coccolone, un bel coccolone è bellissimo. E anche far venire un coccolone è tutta una cosa diversa. Però vedete, questo è il classico coccolo gigante che possiamo aprire, metterci una fetta di prosciutto e prima di andare a girare un film, tu che sei piccolo ma di grande successo, ti fai questo e sarai felice in pace. Energico. Va bene? Con il Paci, che in effetti è Alessandro Paci, il tuo fratello. Mio fratellone, mi manca di già. Guarda, non esageriamo. Dopo ti mancherà aspettando il Ho mangiato il coccolo con 23 morsi e 23 maggio al cinema UCI, sarà vita da sogni, film. Buonissimo. Questo coccolo comunque. Hai mangiato il coccolo? Con 23? Con 23 morsi, sì. Io invece ho mangiato il coccolo con 23 morsi. Mea culpa. Pubblicità. Incredibilmente buono. Allora, il giovane attore è andato a spogliarsi. È stato sostituito dal dottore molto vorace perché insieme al regista qui sono spariti. Non ci sono le prove, nessuno mi ha ripreso. Guardate. Nessuno mi ha ripreso. Fai a?
Sono meravigliosi questi coccoli, bravissima, veramente. Te, senti, sei libera per un paio di mesi di cucinare a casa mia, perché la mamma deve andare ora a farsi una cataratta. E scusa, voglio farti una domanda. Dimmi. Quando è la prima? La prima, insomma, ricordo più, va detto più spesso. 23 maggio, 23 maggio, Cinema UCI, 23 maggio, Cinema UCI. Una vita da sogno, una vita da sogno, una vita da sogno. Con Alessandro Paci, Paci, Paci. Beh, Paci, Ceccherini, Ceccherini. Allora, a parte tutti gli scherzi che noi stiamo facendo, noi e Nicolò che ritorna, il giovane attore coprotagonista in questo film, noi torniamo un secondino alla ricetta. Poi avevamo interrotto il nostro dottore che stava dicendo come i ragazzi devono essere supportati dal punto di vista alimentare in questo periodo di maggiore stress per gli esami, e poi abbiamo il quiz, quindi un sacco di carne al fuoco. Allora, notte prima della devo applaudire la nostra regia, bravi, bravi, bravi. Telefono. Allora torniamo a noi: 800 grammi di farina 00, 25 grammi di lievito di birra che viene disciolto con qualche cucchiaino di latte, e poi ancora un pochino di latte per riuscire a amalgamare il tutto, un pizzico di sale o chi ci vuole un pizzico di zucchero. Poi lasciamo in un contenitore coperto con un panno due o tre ore a lievitare. Una volta lievitato non lo toccate, perché io ci ho sprofondato la mano e ho rischiato di essere amputata, cioè che mi venisse amputata. E preparate una bella padella dove mettete dell'olio di semi, quelli che avete a casa, quelli preferite, in questo caso girasoli. Dopodiché fate con un cucchiaio il coccolo della vostra misura. Allora, dopo poco, vedete, appena si colora, anche se a me piacciono leggermente più cotti, sono pronti e devono essere tirati su. Bravo. È stato veramente lui tira su una tecnica incredibile. Allora, a questo punto io ho piattato il classico modo di servire il coccolo, quindi con lo stracchino e il prosciutto crudo. Bene. Allora, lo stracchino l'ho in qualche modo personalizzato con delle erbette. Aspetta, devo fare i coccoli intanto. Con delle erbette primaverili. Qui ho messo della menta, della melissa, dell'erba cipollina e del timo. Poi abbiamo fatto dei coccoli un po' più giganti. Scusa Maria, posso chiederti? Io non t'ho seguito bene, ma come si fa a fare un ectoplasma in diretta? No, io forse sono state le tue dita. No, mi sembrava fosse segreto. Anna Maria, se non è meglio che tu mi faccia il segreto. Vedete come le cose semplici in realtà sono difficili. Vedi. Tu impara, allora, va bagnato il cucchiaio un po' nell'olio in modo che la pasta non si attacchi, e poi devi cercare incidere. Sì, di tagliarla usando questo trucchettino. La parte quante cose ci insegni? Vivo da solo adesso, quindi adesso vivi devo da solo? A Roma vivo da solo, adesso devo guardare tutto per bene, imparare. Sei stato cacciato di casa. Allora, adesso provo e mentre provo rispondo alla telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Anna Maria, come lei? Buonasera Anna Maria, le piacciono i coccoli? Madonna santa, non li posso mangiare perché ho il diabete. E qui c'è ma me lo dopo che ha risposto, io ora vedrò che cosa può mangiare, lo chiederemo al nostro dottore. Allora mi risponda, la fotografia che ha visto che cos'era? Ma la fa rivedere per cortesia? Certo gliela faccio rivedere. Lei è simpaticissima, è molto elegante, se prima io facevo la tarta. Grazie signora, veramente, in effetti mi fa piacere ricevere questi io complimenti. Io tutti i giorni quando vedo, anche l'altro giorno quando c'era la contessa con quella vicino verde e blu, stupendo. È vero, la ringrazio veramente tanto. Ma lei c'ha molto, chi è che la veste, non so se si veste lei, se gli danno vestiti. Guarda, un tempo mi sarebbe piaciuto avere, diciamo, qualcuno che mi vestisse, però adesso lo faccio da sola, ma grazie, i vestiti bene, sono tutti della luna, molto gusto, molto della luna e le stelle, dove mi servo da tanti anni. Allora, da chi è la stella? No, la luna e le stelle. Senta Anna Maria, guardiamo subito questa senta, qui. Senta, io dico che sono würstel, fritti, che quando sono lessi vengono lisci,
E quelli sono forse arrostiti, qualcosa, o sono salsicce. Anna Maria, guardi, le dirò, è talmente simpatica che comunque le darei un premio, ma non sono assolutamente. Quando no, al cinema, non sono, però li vuole il biglietto per il cinema, lei ha l'occasione di andare al cinema? È tanto che non vuole il cinema, è tanto che non vuole il cinema. Allora guardi, questo è un film delizioso, allegro, con attori toscani, una vita da sogno. Va bene, allora lascerà il suo nome e così potrà recarsi il 23. Okay. Maggio, 23. Se viene da sola, se la mando a prendere da Ceccherini e la porta a lui. Ceccherini forte, anche il moto quell'altro, Leonardo Chiara Cerezzoni, ce l'ho anche le cassette. C'ho le cassette, ecco, allora la sera li vedrà tutti. Ok, grazie. Signora, arrivederci, grazie di tutto, non sono Wüstel, va bene? Allora, sentiamo un attimo, poi veramente voglio parlare dei ragazzi e della dieta. Col diabete si possono mangiare questi o no? Diciamo... uno dopo un pasto proteico, sì, tanto per gustarlo. E ci siamo sistemati. Allora, vedete questo piccolo escamotage che mi ha insegnato come mi permetta di fare coccoli. Scusate, accendo se allora. Sta sentendo male la cuoca. Vedete, no. Perché c'ha... Perché? Non devi colore. Perché si è sentita male, perché sta... Cosa stai pensando? Che il 23 maggio no. Esce il cinema? Vedi, pensa sempre al 23 maggio che esce il cinema delle sale Ruggi. Basta, ragazzi. Basta. Allora, mentre noi facciamo questi coccoli che abbiamo aperto, ecco. Vedete come sono ben levitati, lo vediamo dai buchi, da quelli che vengono chiamati gli occhielli. Brava, dentro, noia. Per favore, mentre noi li facciamo, mi vuoi dire cosa devono mangiare questi ragazzi? Allora, vi do... due consigli. Primo, come si studia. Questa è una tecnica per aumentare la capacità di memorizzazione. Bisogna studiare a blocchi di 50 minuti. Cioè, mai studiare più di 50 minuti consecutivi, perché il cervello dopo 50 minuti perde enormemente la capacità di memorizzare. Quindi alzarsi, fare 50, una giratina. 50 minuti, 5 minuti ti senti una canzone, ti alzi, cammini e poi puoi fare un altro blocco di 50 minuti. E poi vai in blocco. E poi vai in blocco. Vabbè. Scusami un secondo per certo. Il secondo step, il secondo consiglio dopo, perché c'è una telefonata, credo proprio per te. Pronto? Sì, pronto. Signora, buonasera, il suo nome? Mi chiamo Elisabetta, buonasera. Anna Elisabetta, Maria. Buonasera. Allora, lei aveva una domanda per il nostro nutrizionista? Sì, avevo una domanda. Sì. Che proprio ascoltandovi mi è venuto in mente che mia figlia, che è una ragazza grande, ha 26 anni e non ha mai avuto problemi, però la domenica in casa nostra si usa prendere la pizza la sera. Ecco. Lei mi ha detto, mamma, e sono già due o tre volte che quando la sera io mangio la pizza sto malissimo, cioè va al bagno, in poche parole, tutta la notte. Ora con nessun altro cibo glielo fa, perché lei poi il giorno non torna a casa, mangia il panino, mangia male, diciamo. Insomma, è una donna comunque moderna, che quindi ha i ritmi moderni. Esatto, però solo con la pizza lei dice di avere questi problemi, non da tanto tempo, da poco tempo. Ecco, io volevo sapere se c'era una correlazione. Ma ora le faccio un'altra domanda da medico. Vi siete serviti nella solita pizzeria? No, ecco, anche ho detto, ci avevo pensato, non nella solita pizzeria, perché a volte la prendono qui vicino, a volte là, poi gli viene in mente di prenderla da un'altra parte. Io mi domandavo, ma le farine, che farine useranno? Cioè, se mettiamo fosse la farina, non lo so, ecco, ho pensato a questo ascoltandovi. Allora, gli ultimi 5 minuti per completare. Allora, proprio veloce, ormai non ci sono più i vecchi pizzaioli, o almeno ci sono, non in tutte le pizzerie, che si alzano la mattina per preparare l'impasto per la sera. Dal punto di vista proprio industriale, economico, perché ahimè, crisi, vuoi quel che vuoi, si usano spesso dei preparati, dei semi preparati, semi industriali, quindi gli arrivano già i prodotti in alcune pizzerie prelavorate e queste non sappiamo cosa ci sono, possono esserci. Poi l'uso di pomodoro di qualità non eccelsa, soprattutto mozzarella, che stavolta non è mozzarella, ma è formaggio a pasta filante, che è una cosa differente da matti.
e questo probabilmente ha un'intolleranza a qualcosa di, che è stato utilizzato. Quindi il suggerimento è veramente o provare altre pizzerie o chiedere quando è che l'hanno preparata, perché se non, e chiedere se la fanno la mattina. Quella che oppure chiedere quella di, con il lievito madre, prima certo, di tutto. Certo, chiedere che tipo di farina che pizza fanno, se è lievitata, se è stato aggiunto delle proteine in più, perché la pizza per venire bene deve essere ricca di glutine, proprio per, e allora talvolta chi è sensibile, ecco, potrebbe essere, va bene? Oppure se no, l'ultima cosa, andare al cinema. No, mangiare la pizza in bagno, almeno non ci va perché c'è già in bagno. Va bene, arrivederci signore, grazie. Il 23 maggio al cinema, tutti con Cecchini. Esattamente, allora a questo punto noi abbiamo fatto i coccoli, sono stati farciti in un modo insolito con della mortadella passata al mixer con un noce di burro, semplicemente. Beh, abbiamo aperto i nostri coccoli, abbiamo messo il nostro patè di mortadella dentro e chiusi. Queste e sono poi abbiamo quelli e questo accanto. È il modo in cui si viene servito comunemente questo piatto. Coccoli, stracchino, che io comunque ho arricchito con delle erbe aromatiche primaverili, e del prosciutto crudo. Benissimo. L'ultimo consiglio per i ragazzi, per favore. Madonna, gli ultimi consigli è mangiare la sera prima di andare all'esame, mangiare, come si stava parlando prima con il nostro grande regista, dei carboidrati, quindi un piatto di pasta, piccoli pasti, mi raccomando, caffè evitate, perché se non siete abituati il caffè lì per lì vi tira su, ma e poi non è che i concetti che vi sembra di studiare vengano ben appresi. Quindi blocchi di 50 minuti, mangiare della frutta ogni 2 ore e riposare, fare le nottate non è assolutamente consigliabile, perché noi memorizziamo durante la fase notturna. Bene. E rilassarsi. Cosa bisogna fare il 23 maggio? Allora ricordiamo attraverso la videata degli ingredienti velocissimamente: 800 grammi di farina o circa un chilo, 25 grammi di lievito di birra sciolto in qualche cucchiaio di latte dopo averle messi incorporati farina, latte, lievito di birra, un altro pochino di latte, poi un pochino di olio, poi un pizzico di sale, poi lo mettiamo a giacere, come si potrebbe dire, a riposare per circa 2 ore, dopodiché ungendo il cucchiaio per separare la farina, prendiamo un cucchiaio alla volta e diamo la forma del coccolo e lo buttiamo nel nostro olio bollente di semi di arachidi eccetera eccetera, va bene? Poi lo facciamo come vi pare. Telefonata, pronto? Sì, pronto. Buonasera, il suo nome? Rocco. Rocco? Sì, Rocco. E i suoi fratelli dove sono? No, c'è una sorellina più giovane di 13 anni. Va bene, senta Rocco, scusi lo scherzo, riuscite a individuare che cos'è quella cosa? Ma per me è tamarindo. Oh, finalmente! Bravo, bravo, bravo! Bravo! Allora Rocco, lei andrà al cinema e anche a cena o a pranzo da Christian Borchi all'antica porta di Levante, va bene? Ma quale cinema va? Ma quale cinema va? Al cinema? Come non mi ricordo, quale cinema va? A Luci! A Luci? 23. A Luci va! Luci. A Luci? A Luci! Ma quando? Il 23. Il 23 maggio! A vedere che hai cosa? Hai sentito bene, il 23 maggio! Lei ha capito cosa andrà a vedere? Sì, sì! Come si intitola? È una vita sogno, da sogno. Una vita da sogno. E con chi è? Chi sono gli attori? C'è. Chi è? Basta, ci sono i Ceccherini. E Ceccherini? È Niccolò. Niccolò Gentili. Va bene. Tanti attori. Arrivederci, bravi. Basta, arrivederci. Grazie, buonasera. Buonasera. No. Allora, senti Niccolò, scusami, parliamo un secondo di te. Sei stato scoperto non si sa come e dove, sei diventato un attore che presto questo film, altre fiction una dietro l'altra, quindi sarai amico in casa ormai di tutte noi. Quanti anni hai? 22. Come sei? 23 dovevi dire, maccio. No, 22. Vivi adesso a Roma, studiavi e poi hai deciso di fare l'attore. Era un sogno che avevo fin quando ero bambino e mi sono buttato quando avevo 16 anni dalla finestra. Sono buttato quando avevo 16 anni, ho fatto 2 anni di corso qui a Firenze. Con chi l'hai fatto il corso? Tra l'altro Domenico è stato uno dei miei insegnanti. Ecco, oh, poveri noi. Eccolo, vedete il risultato. Quindi sei un suo coccolo, si suol dire. Esatto. Senti, come ti sei trovato con attori così bravi, ma al tempo stesso così istintivi, attori veri come i nostri Alessandro, eccetera, eccetera?
con Alessandro mi sono trovato molto bene perché mi hanno accolto subito benissimo sul set. Il resto ce lo dice dopo, un'altra volta, perché non vuole dire altro. Allora, io vi ricordo di andare tutti a vedere Una vita da sogno con Domenico Costanzo. Il 23 maggio al cinema UCI in tutta Italia. E si proietta anche a casa mia, guarda caso. E poi andate anche allegri a mangiare da Maria Campagna, che abita al numero 23. E poi ringraziamo per la 23esima volta il dottor Luca Bertini. Io ringrazio voi e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci a tutti.